Dai Sergio! Dai Sergio! Poi me la sentivo, regà, me la sentivo, ve l'avevo detto perché ha seguito i miei pronostici che avrebbe segnato Sergio Oliveira. Ma a parte i tre punti, ragazzi, devo essere critico, devo dire quello che penso di questa partita, perché non puoi arrivare al 90esimo, al 91esimo, al 96esimo con la strizza al culo a cagatte sotto durante tutta la partita. Ragazzi, non è una cosa proprio possibile, possibile, c'hai avuto le opportunità per provare a raddoppiare e a chiudere, a mettere in cassaforte sto cazzo di risultato. Ciao, vi saluto immediatamente e bella a tutti da me. Lo cazzo sta? Mi serve questo. Mi piace per supportare i miei contenuti, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella così vi perdete mai le notifiche. Più del 40% di voi se guarda i video tutti i giorni e non è iscritto. Fate una fatica assurda ogni volta, regà. Iscrivetevi e attivate la campanella. Non vi perdete mai in video. C'ho pure il secondo e il terzo canale YouTube. Vi trovate in descrizione oppure cliccando qui. Allora... salvo solo il risultato, lo ripeto, ovviamente sono contentissimo, ma ci ha salvato, ragazzi, ci hanno salvato i portoghesi. Dalla parte Sergio Oliveira che la trasforma su calcio di rigore, dall'altra lui, non c'è più a parlare, Rui Patricio che ha fatto una parata di quelle pazzesche e l'ha messa sulla traversa. Unica occasione pericolosa del Cagliari, una partita che hai gestito e controllato per tutto il tempo, a momenti gliela fai rimette in piedi. Ragazzi, era il Cagliari, massimo rispetto per il Cagliari, quest'anno non sta facendo un bel campionato. C'è da dire, d'altra parte, ovviamente che lo becchi in una situazione emotiva sicuramente più distesa, perché hanno fatto due vittorie consecutive nel girone d'andata, ne avevano vinta solamente una. Quindi anche questo potrebbe aver influito, ma quando il Cagliari gioca con tranquillità, si vede che è una squadra quadrata, si vede che non è una squadra da retrocessione, regà. Non pigliamoci per il culo, ma sono tante le cose che noi dobbiamo migliorare, perché oggi avessi beccato all'Olimpico una squadra con un po' più di tranquillità, ancora più tranquillità, o con un po' più di... non lo so manco come definirla. Questa non la vincevi, questa partita non la vincevi. Se siamo magnati l'impost non perché hai creato occasioni nitide, ma perché loro se continuavano, in tante occasioni l'ho visto, la difesa loro si sfilacciava, una linea da 4 loro saltava, tu c'avevi la possibilità di ripartire in superiorità numerica con l'uomo che portava palla, ti mancava sempre l'ultimo passaggio, l'ultimo centesimo per far l'euro, ragazzi, il numero per far tombola. E non può essere, non può succedere, perché te può succedere una volta che cincischi, te può succedere due volte perché t'anticipano, te può succedere la terza volta perché Zaniolo chiude il tiro col destro che non è il piede suo, ma 15 volte sull'1-0 io non lo posso vedere. Se io penso che sta partita noi oggi l'abbiamo vinta per un calcio di rigore, per un fallo di mano, regà, un minimo mi preoccupo ovviamente, sono qui per parlare della partita per tutto quello che ho visto, è in questo che dobbiamo migliorare. I tre punti devono essere un segnale positivo che ti ridanno morale e tutto quello che vuoi. Ma devi pensare che questa partita ci sono tanti errori anche tecnici da parte dei calciatori, perché abbiamo fatto ancora una volta a centrocampo una marea di errori veramente incredibili. Palloni persi stupidamente, ragazzi, che non andavano persi. Cioè, cose veramente elementari certe volte, e sicuramente lo dirà Mourinho anche quando lo intervisteranno. E bevo un gocciocca perché sono arrivato. Allora, i nuovi acquisti, ero curiosissimo, ragazzi. Sergio Oliveira, anche Maitland Niles, volevo rivederlo ovviamente, no? Karsdorp ancora non è in forma, non c'ha i minuti nelle gambe, quindi ha rigiocato lui. Ragazzi, ha fatto un'accelerazione, ha messo qua la palla a mezzo, là va bene, una mezza spizzicata di Abraham, toccata anche dall'avversario, l'avevo vista dentro, lo rivedrete domani nella live reaction, mi sembrava colla a me, vabbè, comunque sia. Mi è piaciuto, Maitland Niles onestamente parlando mi è piaciuto, ha fatto la sua classica partita, un paio di diagonali sbagliate, sì, ma diamogli pure del tempo, deve ancora inserirsi in un contesto, viene da un campionato come la Premier, ragazzi, a un certo punto hanno fischiato quel cazzo di fallo, dice la piata di mano, non la piata di mano, vabbè, rincoglioniti, non l'hanno vista, quindi per me il bilancio di Maitland Niles è positivo. Per quanto riguarda Sergio Oliveira, l'impatto, ragazzi, è stato pesante, dal punto di vista mentale, anche lui qualche palletta l'ha sbagliata, Però era quello che nei minuti finali, quando c'è stava da forzare la giocata e anche da tirare in porta, pure se sbagli, però piglia la mira, anche il tirare spesso in porta alla squadra ti può dare consapevolezza che il Cagliari stava prendendo dal momento in cui hanno preso la traversa
e noi stavamo tutti là a cagarci addosso. Io ho detto, mo pareggiano sicuro, perché per come siamo fatti noi, questa è una partita che meriti di vincere la pareggi. Se la pareggi non gli avresti potuto dire un cazzo, perché le partite le devi chiudere, le devi chiudere una volta che vai sul 2-0 dal punto di vista mentale. A parte che loro sono costretti a scoprirsi sempre di più, perché 2-0 non è 1-0, 1-0 l'hai tenuto in partita per 90 minuti. Arriva il momento, l'occasione loro, perché non sei una squadra solidissima che non concede niente, qualcosa concedi, ed è proprio quello che dobbiamo evitare. Cioè, secondo me abbiamo giocato meglio i 70 minuti con la Juventus che sta partita, ragazzi. Con la Juventus hai giocato molto meglio sotto, per 70 minuti, sotto questo punto di vista. Oggi su quel punto di vista hai fatto un passo indietro. Quindi, Sergio Rivera, sì, una cosa che mette paura, stanno a quadra amore, numero di pastore. Cioè, il numero di pastore, avete tanti numeri, il numero di pastore. Pare fatto apposta, da lontano certe volte uno potrebbe pure confonderlo. Può fa tutto sulla mediana, da esperienza, cioè qualità, da anche quantità alla manovra. Non vorrei parlare in anticipo, quindi quello che stavo per dire non lo dico. Anche la possibilità, e questa è una nota positiva, visto che mo ho parlato solo di note negative. Ecco, mentre fanno rivedere rigore vi dico pure questa. Ce l'ho tanto a trasformare rigore così. Ma doveva arrivare uno dal Portogallo a trasformare un calcio di rigore così e ridare anche tranquillità nel calciare i calci di rigore. Il primo rigore non ci stava, regalo, rivista, Zaniolo, anticipo, perfetto, hanno fatto bene a non fischiarlo. Il secondo, mano, netta, quello se fischia, punto, lo trasforma, l'avrebbe tirato Pellegrini, sicuramente non lo avrebbero fatto tirare Sergio Oliveira. Veretout ha sbagliato i 15 nelle ultime, quindi hanno evitato. La gestione mi è piaciuta sotto questo punto di vista, stando a far rivedere la mano, assolutamente ci sta. Sergio Oliveira, ragazzi, ti permette anche dei rischi, come è successo oggi in 4-2-3-1, di avere il Veretout della situazione, che è più fisico, lui che è più tecnico, no? E se sposano bene, se abbracciano bene, perlomeno sembra finora, e la possibilità di sperimentare più moduli, perché ormai devi saper giocare a 3, devi saper giocare a 4, dietro devi saper giocare a 5 con i quinti che scalano, devi saper giocare con l'attacco a 3. Oggi era a tratti sembrava un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4... Così se gioca a pallone, non esistono più i moduli, devi saper fa tutto. Se vuoi sopperire anche alle mancanze che arrivano durante l'anno, poi col Covid ancora peggio. Quindi questa è la nota positiva, secondo me. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare a 4, che possiamo giocare a 3, che poi diventano a 5. Il centrocampo lo possiamo mettere in varie situazioni, in varie soluzioni. A Fena mi è piaciuto parecchio. Ecco, la nota stonata, secondo me, oggi Zaniolo un po' sottotono. Cioè... ha fatto meglio Afena, molto più propositivo, molto più energico, molto più funambolico sotto quel punto di vista. Zaniolo l'ho visto un po' più impacciato, forse perché magari a livello tattico, no? E gli avranno detto, quando arriva la palla a Zaniolo, Afena, però comunque uno che salta. Regà, so 3 punti, per carità, però quello che vedo io ho detto, mi piace commentare con i tedeschi, sempre Forza Roma, dai, so 3 punti pesanti e lo ripeto, dai.